dopo avermi promesso il vostro affetto, vi vedo triste. Io sono felice e voi sospirate. Vi dispiace avermi dato la felicità? Vi pentite delle promesse che il mio ardore vi ha strappato? No! No, Valerio! Non posso pentirmi di quello che faccio per voi. Vi sono spinta da una forza troppo dolce. E non sarei capace di desiderare che non sia avvenuto quel che è avvenuto. Ma vi devo confessare che l'avvenire mi inquieta. Ho molta paura ad amarvi più che non dovrei. E che mai avete da temere amandomi? 100 cose insieme! La collera d'un padre, i rimproveri d'una famiglia, le critiche della gente. Ma più di tutti, Valerio, le mutazioni del vostro cuore. Quella crudele freddezza con la quale quasi sempre voi uomini vi cambiate un amore ingenuo che si manifesti con troppo calore. Dio, non fatemi il torto di credere che io sia come tutti gli altri. Accusatemi di qualunque colpa, Elisa, ma non di questa. Vi amo troppo perché il mio amore possa venir meno. Dicono tutti così, a parole gli uomini si assomigliano tutti. Si vede poi dai fatti quanto siano diversi. Poiché solo i fatti ci rivelano per quel che siamo, aspettate dunque i fatti per giudicare il mio cuore e datemi il tempo di convincervi della serietà dei miei sentimenti. Ahimè, è facile lasciarsi convincere da chi si ama. Sì, Valerio, sono certa che il vostro cuore è incapace di ingannarmi. Credo che mi amiate di vero amore e che mi sarete sempre fedele. E allora perché tutta questa inquietudine? Non avrei niente da temere se tutti vi vedessero con i miei occhi. Il mio cuore ha in propria difesa tutti i vostri meriti, rafforzati dalla gratitudine che la provvidenza vuole che vi debba. Rivedo continuamente lo straordinario pericolo che ci ha fatto incontrare la prima volta. Quella meravigliosa generosità per cui avete arrischiato la vostra vita per strappare la mia alla furia delle onde. E le cure tenerissime e gli omaggi assidui di un amore ardente per il quale avete dimenticato genitori e patria e siete rimasto qui nascondendo la vostra condizione e riducendovi a fare dipendente di mio padre. Di tutti i pregi che mi attribuite soltanto il mio amore sente di meritare qualche cosa da voi. Quanto ai vostri scrupoli, vostro padre in persona si prende la briga di giustificarvi in faccia a tutti. La sua avarizia mostruosa, l'austerità della vita che conduce e che impone ai suoi figli potrebbero giustificare ben altro. Perdonatemi, cara Elisa, se vi parlo di lui in questo modo. Se, come spero, potrò ritrovare i miei genitori, non sarà difficile averli dalla nostra. Attendo con ansia loro notizie. Se tardano, andrò di persona a cercarli. No, no, Valerio, non vi muovete di qui, ve ne prego. Pensate soltanto di entrare nelle grazie di mio padre. Vedete bene come mi ci son messo. Qual maschera di simpatia e di affinità mi travesto per piacergli. Quale parte recito con lui per conquistarlo? E faccio progressi enormi. Ho visto che per conquistarsi un uomo il mezzo migliore è mostrare ad avere i suoi gusti, seguire i suoi principi, incensare i suoi difetti, applaudire a tutto quello che fa. Non c'è mai pericolo di esagerare nella compiacenza. Per quanto sia smaccata la commedia che fai con gli uomini, il più furbo sarà sempre un grande scemo di fronte all'adulazione. Coprilo di lodi e gli farai ingoiare qualunque impertinenza e caricatura. A far questo mio mestiere, la sincerità ne soffre un po', ma quando abbiamo bisogno di qualcuno, bisogna bene adattarsi a lui. E in questi casi la colpa non è di chi lusinga, ma di chi vuole essere lusingato. Ma perché non tentate anche di guadagnarvi l'appoggio di mio fratello? Parlategliene voi e servitevi dell'affetto che vi lega per conquistarlo alla nostra causa. Eccolo, approfittate dell'occasione. Ma non so se avrò la forza di fargli una simile confessione. Sono contento di trovarti sola, cara sorella. Ho un gran bisogno di parlarti. Devo confidarti un segreto. Ah, dimmi, di che si tratta? Di 100 cose, ma in due parole, sono innamorato. Tu? Sì, sono innamorato. Ma prima di tutto, vengo a dichiararti che so benissimo di dipendere da mio padre, che come figlio devo star soggetto alla sua volontà, che non si può impegnare la nostra parola senza il consenso dei genitori,
che il cielo li ha fatti padroni dei nostri desideri e non possiamo disporne che a piacer loro, che non essendo spinti dalla passione, essi vedono più chiaro di noi nei nostri interessi, che dobbiamo credere di più ai lumi della loro prudenza che all'accecamento della nostra passione, e che l'impeto della giovinezza ci trascina spesso al disastro. Ti ho detto tutte queste cose per risparmiarti la fatica di dirne. Il mio amore non vuole sentire ragioni e mi farai il piacere di non farmi una predica. Ti sei impegnato con quella che ami? No, ma ho deciso di farlo e ancora una volta ti prego di non cercare di dissuadermi. Ti pare che io sia tanto dissetica? No, ma non sei innamorata. Tu non conosci la dolce violenza di un tenero amore e io ho paura della tua saggezza. Oh, mio Dio, non parliamo della mia saggezza. Non c'è nessuno che non la perda almeno una volta nella vita. E se ti aprissi il mio animo, forse ti sembrerei meno saggia di te. Fosse vero che anche tu... No, ma prima parliamo di te. Di chi sei innamorato? Di una fanciulla che da poco tempo abita da queste parti e par fatta apposta per innamorare chiunque la veda. Si chiama Marianna. Marianna. Vive con la madre. Una buona donna quasi sempre ammalata e la figlia le vuole un bene da non credersi. La cura, la compatisce, la consola con una tenerezza infinita. Tutto quello che fa lo fa con una grazia incantevole. Da ogni suo atto si sprigionano mille fascini, una dolcezza divina, una bontà deliziosa, un contegno adorabile, una... Oh, Elisa, Elisa, vorrei che tu la vedessi. Mi par di vederla dalle tue parole. Del resto, per capire i suoi meriti, mi basta sapere che tu l'ami. Sono riuscito a sapere che sono tutt'altro che ricche. E quel poco che hanno basta stento alla loro vita modesta. Ma te le immagini, Elisa? La gioia di poter rialzare la sorte di una persona che si ama, di poter soccorrere con discrezione una buona famiglia. Che rabbia per l'avarizia di un padre dover rinunciare ad una tale gioia e non poter dare a lei nessuna prova del mio amore. Lo capisco il tuo dolore. È più grande di quanto immagini. Ma c'è niente di più crudele che quel risparmiare ferocemente sopra di noi, farci languire e stentare a questo modo. A che ci servirà avere una fortuna se ci toccherà quando non saremo più in età di goderne? Se tanto tu che io dobbiamo ricorrere tutti i giorni alla compiacenza dei fornitori per vestirci appena decentemente. Insomma, ho voluto parlartene perché tu mi aiuti a sentire un po' come la penserebbe nostro padre riguardo i miei sentimenti. E se mi si dimostra contrario, me ne vado lontano con lei a tentare la sorte. A questo scopo sto cercando dappertutto del denaro in prestito. Se il tuo caso somiglia al mio e nostro padre vorrà proprio opporsi ai nostri sentimenti, lo pianteremo tutte e due. E ci libereremo per sempre dalla tirannia della sua insopportabile avarizia. Lo so, ogni giorno lui ci dà una ragione di più per piangere la perdita di nostra madre. Vera, subito, vieni qua, senza fiatare. Andiamo via. Quando mi avrai detto tutto, riuniremo le nostre forze per attaccare la sua durezza. Partene via, partene via, casa via. Ho detto che non ma... ti voglio vedere qua, vattene, va. Non ho mai visto niente di peggio di questo vecchiaccio maledetto. Cos'hai da brontolare? Ma perché vi cacciate via? È ancora da dire, fuori dai piedi! Ah! Non ti accoppo! Ma che cosa ho fatto? Ma il fatto che voglio che tu te ne vada! Il mio padrone, che è poi vostro figlio, mi ha detto di aspettarlo qui. Va a aspettarlo in strada. Non voglio vedervi qui piantato come un palo a spiar tutto e a cercare di approfittare di tutto. Non voglio vedermi sempre alle costole uno spione, un traditore che con quegli occhi maledetti assegna il mio gesto, divora tutta la mia roba e fruga dappertutto per vedere se c'è niente da rubare. Ah, e come diavolo volete che si faccia a rubarvi? Mi pare rubabile. Un uomo come voi che mette tutto sotto chiave e fa la ronda giorno e notte? Voglio chiudere quello che mi pare. Oh, e fare la ronda quanto mi pare. Guardate questi mosconi che stanno a ronzare dappertutto. Temo che sospetti qualche cosa del mio denaro. Non
Ti verrà in mente d'andare in giro a dire che ho del denaro nascosto in casa, eh? Ah, perché voi avete del denaro nascosto in casa? Chi ti ha detto questo, idiota? Accidenti. L'ho detto, se per cattiveria hai messo in giro la voce che io ne ho. Che volete che ce ne importi, se ne avete o non ne avete? Tanto a noi, non ce ne tocca. Adesso mettiti a fare un bel ragionamento, te lo spacco sulla faccia il tuo ragionamento. Far fila! E va bene, me ne vado. Momento! Un momento, cosa mi porti via? Che volete che vi porti via? Vedere fuori le mani. Le mani? Le mani. Eccole. Le altre? Eccole! Lì dentro? Guardateci. Dentro questi accidenti di bracchessi sono dei veri ricettacoli di roba rubata. Come se lo meriterebbe quello che teme, ci avrei un gusto a rubargli. Che c'è? Cosa brontoli di rubare? No, dicevo che stavate frugandomi per vedere se vi ho rubato. Si capisce? Accidenti all'avarizia e agli avari. Cosa dici? Che dico? Sì, cosa dici di avarizia e di avari? Ma ho detto accidenti all'avarizia e agli avari. Ma di chi intendi parlare? Degli avari. E chi sono questi avari? Dei porci spilorci. Chi sono questi porci spilorci? E che volete sapere? Voglio sapere quello che mi interessa. Credete forse che parli di voi? Credo quello che credo, ma devi dirmi a chi parli quando dici così. Parlo alla mia testa. Bada che non ci parli io alla tua zucca. Ma sarò padrone di dire accidenti agli avari. Non sei il padrone di brontolare fare insolente. Fila via. Va. Io non ho fatto nomi. Se non la smetti ti piglia ombrellate. Che raffreddore si soffi il naso. Ma non ti andare, momento. C'è ancora una tua tasca. Cosa? Siete contento così? Andiamo via, restituiscimelo senza che ti frughi. Che cosa? Quello che mi hai preso. Io non ho preso un bel niente. Sicuro? Sicurissimo. All'inferno. Bel congedo. Colpa tua. Questo pezzo da forca mi dà molto fastidio. Non mi piace vedermelo intorno. Non è mica una fatica da niente tenere in casa una grossa somma di denaro. Beati quelli che hanno trovato da collocarlo bene e tengono in casa appena il denaro per la spesa. Le cassaforti non mi fido, sono la vera calamita dei ladri, è la prima cosa che assaltano. D'altra parte, non so se ho fatto bene a seppellire in giardino quei 10.000 scudi d'oro che mi hanno restituito ieri. 10.000 scudi d'oro è una somma che... Non mi sarò mica tradito. Cosa c'è? Nulla, padre mio. È un pezzo che siete qui. Arriviamo in questo momento. Avete sentito... Che cosa? Quello che dicevo. Io no. Sì. Scusate, ma... Temo proprio che abbiate sentito qualche cosa. Stavo ragionando fra di me della difficoltà di avere dei soldi nascosti in casa e dicevo beato colui che potesse avere 10.000 scudi. Esitavamo a venire avanti per paura di disturbarvi. No, ci tengo a dirvelo perché non vorrei che aveste a capire il rovescio, e immaginare che io abbia detto che sono io quello che ha 10.000 scudi. Non tocca a noi entrare nei vostri affari. Magari li avessi 10.000 scudi. A me pare. Sarebbe magnifico. Sono facendo che... Ne avrei proprio bisogno. Secondo me... Non sarei più a lamentarmi della miseria dei... Ma non dovete lamentarvi, lo sanno tutti che possedete una bella sostanza. Una bella sostanza io? È falso, falsissimo, chi lo dice un bugiardo. Chi mette in giro queste voci è una canaglia. Non andate in collera. E mi meraviglio. E i miei figli stiano contro di me e si mettano con i miei nemici. Si diventa vostro nemico col dire che siete ricco? Sicuro! I discorsi di questo genere e le spese pazze che andate facendo faranno sì che uno di questi giorni qualcuno verrà ad assassinarmi col pretesto che io sia imbottito di scudi. Quali spese pazze? Quali? C'è niente di più scandaloso di questa sontuosa eleganza che porti a spasso per la città. Ieri rimproveravo tua sorella, ma tu fai peggio a prenderti della testa i piedi e da mettere insieme una bella somma. Te l'ho detto tante volte, tutto il tuo modo di fare, mi dispiace, vai troppo nel marchesino. Per andare tanto elegante,
Bisogna bene che tu mi derubi. E in che modo potrei derubarmi? In che modo? Dove trovi il denaro per la vita che fai? Io? Gioco, ecco. E siccome mi va bene, tutto quello che vinco me lo metto addosso. Male, malissimo. Se sei fortunato, dovresti approfittarne e impiegare a un onesto interesse il denaro che guadagni. Vorrei sapere, per non parlare del resto, a che servono tutti questi nastri di cui sei lardellato dalla testa ai piedi. Per tenere su un paio di brache e mezza dozzina di stringhe dovrebbero bastare. Scommetto che tra nastri e resto ce n'è almeno per 20 doppie. E 20 doppie anche soltanto all'8,30% fanno all'anno. 18 franchi, 6 soldi e 7 denari. È vero, è vero. È vero. Bella, la lasciamo andare. Parliamo d'anda. Si fanno dei gesti per portarmi via il borsellino. Cosa sono quei gesti? Discutiamo a chi parlerà per primo. Abbiamo tutte e due qualche cosa da dirvi. Padre mio! Anch'io qualche cosa da dire a voi. Padre mio, noi vorremmo parlarvi di matrimonio. Anch'io. Di matrimonio volevo parlare a voi. Cos'è la parola o la cosa che ti fa paura? No, abbiamo paura che i nostri sentimenti non vadano d'accordo col vostro modo di vedere. Non vi spaventate, io so quello che occorre per l'uno e per l'altra e non avrete da lamentarvi di me. Per cominciare da principio, dimmi un po', Cleante, conosci una fanciulla di nome Mariana che abita da queste parti? Sì, sì. E tu? Me ne hanno parlato. Che te ne pare? Molto carina. L'aspetto? Dolce, intelligente. L'aria, i modi. Deliziosi. Ti pare che a una fanciulla così varrebbe la pena di pensare, eh? Sì, padre. Che sarebbe un partito desiderabile. Desiderabilissimo. E un uomo sarebbe felice con lei. Non c'è dubbio. Bravo, ho piacere di vedere che andiamo d'accordo, perché il suo contegno, la sua dolcezza mi hanno commosso il cuore. E ho stabilito, purché abbia qualche cosa, di sposarla. Come? Avete stabilito? Di sposare Mariana. Chi? Voi? Voi? Io, sì, perché? Mi è venuto del tratto un capogiro. Permettete di ritirare. Niente, vai in cucina a prendere un bel bicchiere d'acqua fresca. Ah, magnifico. Ah, questi damerini delicati che non hanno più forza di un pollastro. Dunque, Lisa, tu hai sentito quello che io ho stabilito per me. In quanto a tuo fratello gli destino una vedova di cui mi hanno parlato questa mattina. Per te c'ho il signor Anselmo. Signor Anselmo? Sì, un uomo maturo, prudente, sano, non ha più di 50 anni e tutti sanno quanto è ricco. Signor padre, col vostro permesso, non voglio prendere marito. Signora figlia, col vostro permesso, voglio che prendiate marito. Mi domando scusa, padre mio. Vi domando scusa, figlia mia. Sono umilissima serva del signor Anselmo, ma con vostra licenza non lo sposerò. Sono vostro umilissimo servo, ma con vostra licenza lo sposerete questa sera. Questa sera? Questa sera. Credo di me. Credo di sì. No. Sì. Ti dico di no. Ti dico di sì. È una cosa a cui non mi costringerete. È una cosa a cui io ti costringerò. Mi ucciderò piuttosto che sposare un marito. Non ti ucciderai e lo sposerai. Ma guardate che modo, se mi hai visto una figlia parlare in questo modo a suo padre. Non hai visto un padre maritare in questo modo a sua figlia. Signor Anselmo, è un partito eccellente. Scommetto che tutti approveranno la mia scelta. E io scommetto che non ci sarà una persona di buon senso che l'approverà. Ecco Valerio. Poi vuoi che lo facciamo giudice in questa faccenda? A
accetterà il tuo giudizio? Farò quello che dirà lui. Cosa basta? Vale, vieni qua. Vieni qua, Valeria, ti abbiamo scelto per decidere chi ha ragione tra me e mia figlia. Oh, certamente voi, signore. Che sai di quello che parlavamo? No, no, ma è impossibile che voi abbiate torto. Voi siete la ragione in persona. Dunque, io voglio darla in sposa questa sera a un uomo ricco e sano. E questa scema dice che se ne infischia. Cosa dici? Che cosa ne dico? Che cosa dici? Dico che in fondo sono del vostro parere. E non può essere che voi non abbiate ragione. Ma d'altro canto nemmeno la signorina ha torto del tutto e... No, è un'occasione da prendere a volo. C'è un vantaggio che non si presenterebbe mai più. Promette di prenderla senza dote. Senza dote? Senza dote. Non parlo più. Questa, vedete, una ragione perentoria. Bisogna arrendersi. Per me è un bel vantaggio. Oh, no? È vero. Dio, è vero che la signorina potrebbe osservare che il matrimonio è una faccenda più importante che non sembri, che ne vale la felicità di tutta una vita, che un legame da durare fino alla morte deve accettarsi se non con grandi precauzioni. Senza dote. Avete ragione, questo tronca ogni dubbio. Qualcuno potrà dire che in questi casi l'inclinazione ad una figlia è una cosa certa a cui si deve qualche riguardo e che una tale differenza di età, di carattere, di sentimenti può esporre un matrimonio a certi pericoli. Senza dote. Non c'è da ribattere, lo so bene. Diavolo, come dubitarne? Non dico che non ci siano dei padri che preferirebbero risparmiare la figlia che non il denaro e cercherebbero in un matrimonio più di ogni altra cosa quella dolce affinità che può mantenerli per sempre l'onore, la tranquillità, la gioia e che... Senza dote! Senza dote! Questo chiude la bocca a chiunque. Senza dote. Chi ci resisterebbe? Oddio, se sento abbaiare che ci sia qualche ladro in giardino. Non te ne andare, torno subito. Non te ne andare. Oh, che vi salta, Valerio? Perché parlargli a quel modo? Ma per non inasprirlo e conquistarlo più facilmente, prendere le sue idee di fronte. È il modo di rovinare ogni cosa. Fingete da consentire, arriverete meglio allo scopo. Ma Valerio, questo matrimonio! Troveremo qualche ripiego per mandarlo all'aria. Ma se si deve concludere questa sera stessa? E chiedere una dilazione, simulare una malattia. Oh, ma se chiamano il medico si scoprirà l'inganno. Scherzate che ne capiscono i medici. Via via, per conto loro potrete avere il male che vorrete, saranno sempre pronti a scoprirne l'origine. Non c'è nessuno qua. No, non no. Hai visto nessuno? Nessuno. Ah, meno male. Non c'è pericolo per il momento. E alla disperata potremo sempre ricorrere alla fuga come rimedio estremo. Se il vostro amore, cara Elisa, è tanto costante. Sì! Una figlia deve obbedire! Non deve badare se il marito è più o meno bello. Quando c'è il grande argomento del senza dote, deve accettare tutto. Ben detto, porbacco! Oh, scusate se mi sono lasciato andare un po' troppo e ardito parlare così a vostra figlia. Stare magnificamente, voglio che tu la diriga in tutto e per tutto. E tu è un bello svignartela, io delego a lui l'autorità che Dio mi ha dato su di te. Provate ora ad opporvi ai miei consigli. È bene che la raggiunga per continuare la lezione. Vai. Sicuro, è bene tenere la figlia un po' tirata. Vai. Lasciate fare a me, credo che riuscirò. Vai, io vado a fare due passi e torno subito. Sì, il denaro è la cosa più bella che ci sia al mondo e voi dovete ringraziare il cielo d'avervi dato quella perla di padre. Lui sa che cos'è vivere. Quando uno si offre di sposare una ragazza senza dote non si guarda ad altro. Lì dentro c'è tutto. Senza dote vale bellezza, giovinezza, nobiltà, onore, saggezza, onestà. Che bravo, è un oracolo. Che fortuna avere un intendente così.
diavolo ti hai cacciato? Non ti avevo dato ordine? Sì, sì, mi ero messo qui ad aspettarvi a piè fermo, ma il vostro signor padre mi ha cacciato fuori per forza e a momenti mi bastonava. Come vanno le nostre cose? C'è più urgenza che mai. Dopo che te ne eri andato, ho fatto una scoperta. Mio padre è mio rivale. Mio padre è mio rivale! Vostro padre innamorato! Sì! E mi ci è voluto un grande sforzo per nascondere il turbamento in cui mi ha messo una simile notizia. E lui pensa all'amore! Ma che diavolo gli salta? Cosa vuol pigliare in giro l'universo? Ma cosa crede, che l'amore sia stato fatto per gente come lui? Forse per penitenza dei miei peccati gli è montata al cervello questa passione. Ma perché non gli avete detto che anche voi siete innamorato? Per non dargli troppo sospetto e all'occorrenza serbarmi qualche uscita più facile per mandare a monte il matrimonio. Ma che risposta mi porti, Fritz? Mio Dio, è una bella disgrazia dover ricorrere al credito. Bisogna sorbirne di tutti i colori quando si è costretti, come voi, a passare per le mani degli strozzini. Non se ne fa niente. Momento, questo Simone, il mediatore che ci hanno indicato, uomo attivo, zelantissimo, dice che fa fuoco e fiamme per voi e giura che gli avete conquistato il cuore. Mi darai 15.000 franchi? Sì, sì, ma se volete che l'affare marci, bisognerà accettare qualche piccola condizione. Ti ha fatto parlare con quello che presta il danaro? Ah, la cosa non va a questo modo. Quello ci tiene più che mai a non essere conosciuto. Queste cose sono molto più misteriose di quello che voi non crediate. Oggi vi troverete con lui in casa di un terzo, in modo da spiegargli bene le vostre faccende e quelle della vostra famiglia. Ma basterà il nome di vostro padre per appianare tutto. Specialmente, non essendoci più vostra madre, la sua parte nessuno ve la potrà toccare. Ecco qui alcune clausole dettate dal nostro intermediario affinché voi le vediate prima di iniziare le trattative. Dato che il prestatore riconosca tutte le garanzie e che il richiedente sia maggiorenne, di famiglia il cui patrimonio sia grande, solido, assicurato, chiaro e libero da qualunque impegno, si farà un'obbligazione in regola davanti a un notaio, il più onesto che potrà trovarsi, e che a tale effetto sarà scelto dal prestatore, il quale è il più interessato a che l'atto sia regolare. E allora, momento, il prestatore, volendo agire da uomo di coscienza, non vuole prestare che al 5,5%. Al 5,5! Al 5,5%! Verissimo! Ma poiché il detto prestatore non possiede al momento la somma richiesta, e per favorire il richiedente è costretto egli stesso a prenderla a prestito da un altro, al 20%! Occorrerà che il detto richiedente paghi questo interesse, senza pregiudizio del rimanente, atteso che solamente per aiutarlo che il sopralodato prestatore si obbliga a contrarre tale debito. Diavolo, che turco, che ebreo! Fa il 25,5%. Precisamente è quello che ho detto anch'io. Pensateci bene. Sì. Che cosa vuoi che pensi? Mi occorre il denaro, bisogna bene che accetti tutto. Appunto, come ho detto io. Ce n'è ancora? Oh, fuori una piccola clausola. Dei 15.000 franchi richiesti, il prestatore non potrà sborsarne in denaro liquido altro che 12.000, ma per i 1.000 scudi rimanenti il ricevente dovrà accettare certe masserizie, effetti di vestiario e gingilli di cui segue l'elenco e i quali il detto prestatore in piena fede ha calcolati al minimo prezzo. Ma che storia è questa? Eccola, ecco! Una coperta da letto, alta 4 piedi, a striscioni in punto d'Ungheria, artisticamente applicati sopra una stoffa color verde oliva. Più 6 sedie e un coltrone della stessa stoffa, il tutto in ottima condizione, foderato di seta caluggiante, rosa e blu. Più una tenda con coda, di ottima seta taglia di Omal, color rosa, con orlo e code di seta. Ma che cosa me ne faccio delle code di seta? Momento. Un parato rappresentante gli amori pastorali di Gombalfo e Macea. Una tavola grande di noce con 12 colonne o pilastri a spirale, allungabile da 2 parti, corredata di 6 sedili a sgabello. Più 3 grandi boschetti intagliati in madreperla con le relative forcelle. Più un fornello di mattoni con 2 storte e 3 recipienti, utilissimo per dilettanti in distilleria. Io scoppio, io divento matto! Calma. Più un liuto di Bologna,
braccia, con tutte le corde. E Dio! Un biliardino, è un gioco di dama, un gioco dell'oca, di origine endemica, ottimi per passare il tempo quando non si abbia niente da fare. Una penne di coccodrillo, lunga 3 piedi e mezzo, è imbottita di fieno, graziosa curiosità, da appendere al soffitto. Il tutto qui sopra descritto del valore effettivo di 4.500 franchi, ribassato al prezzo di 3.000 per la discrezione del prestatore. Un accidente a lui e alla sua discrezione, ladro lo vuoi e che non è altro. Ma si è mai vista un'usura simile? Non gli basta l'interesse cane che mi prende, mi vuole anche costringere a comprare per 3.000 franchi gli stracci che va cattando. Non ne ricaverà in tutto 200 scudi. Eppure, bisognerà bene che ingoi. Mi tiene in pugno la carogna. Ecco, ecco a che ci riduce la maledetta avarizia dei padri. Poi si lamentano se i figli desiderano la loro morte. Bisogna convenire che con la sua taccagneria farebbe arrabbiare l'uomo più calmo di questo mondo. Io, grazie al cielo, non ho una gran tendenza al patibolo. E tra i miei colleghi che vedo mescolati in tante piccole faccende, so cavarmela con prudenza e trascurare tutti quegli impicci che tanto tanto potrebbero puzzare di forca, ma vi assicuro che col suo modo di fare mi mette addosso una gran voglia di derubarlo. A rubare a lui mi parrebbe quasi di compiere una buona azione. Dammi un po' l'elenco, che io lo veda bene. Sì, signor Alfagone, è un giovinotto, ha bisogno urgente di quattrini e accetterà tutto quello che vorrete. Ma no, non credete che ci sia qualche pericolo? Voi conoscete la famiglia, il nome, il patrimonio, eh? No, non so bene, me l'hanno indicato per caso, ma vi dirà tutto lui personalmente. Il suo servo mi ha detto, mi ha assicurato che rimarrete perfettamente soddisfatto. Oh, so soltanto che la famiglia è molto ricca, che non c'è più la madre e se volete è pronto a impegnarsi che suo padre morrà prima che passino 8 mesi. Ah, questo è qualche cosa, è qualche cosa. Mastro Simone, la virtù della carità ci impone di aiutare il prossimo quando si può. Che succede? Il nostro sensale col signor Alfagone. Che gli abbiano detto che sono io. Non mi avrai tradito. Oh, avete molta fretta. E chi vi ha detto che ero qui? Oh, non sono io che vi ho detto il vostro nome e la vostra casa. Ma non c'è niente di male. Sono gente discreta e potrete intendervi direttamente. Come? Ecco, signore, è lui che ha bisogno dei 15.000 franchi di cui vi ho parlato. Come pezzo di canaglia, sei tu che fai di queste bestialità? Siete voi mio padre che fate queste cose vergognose? Sei tu che ti vuoi rovinare con questi pasticci abominevoli? Siete voi che volete arricchire con queste usure così criminose? Non hai vergogna di farti vedere da me? E voi non avete vergogna di farvi vedere dalla gente? Con che coraggio ti presenti davanti a me? E voi non arrossite a disonorarvi con affari di questo genere? Vattene, pezzo di forca! È più colpevole chi compra il contante di cui ha bisogno o chi ruba quello di cui non sa che fare? Vattene, t'ho detto, mi fai uscire dai gangheri! È stata buffa. Ci deve essere da qualche parte un gran magazzino di roba vecchia, perché noi non abbiamo riconosciuto niente di quell'elenco. Mio Bionfrecce, come mai qui? Frosina, che ci viene a fare? Quello che faccio dappertutto. Mescolarmi negli affari della gente e rendermi utile. Profittare più che posso delle piccole abilità che mi ritrovo. Sai bene che a questo mondo bisogna ingegnarsi. E le persone come me il cielo non ha dato altri capitali che l'abilità e l'intrigo. Hai qualche affare col padrone? Un affaretto. Spero di cavarne qualche cosa. Oh, sarai molto brava se riuscirai a cavarne fuori qualcosa. T'avverto che il denaro qui dentro costa molto. Certi servizi toccano il cuore in modo eccezionale. Va bene, ma tu non conosci ancora il signor Alfagone? Oh, il signor Alfagone fra tutti gli umani, l'umano meno umano. Fra tutti i mortali, il mortale più duro e più stretto. Non c'è servizio al mondo che spinga la sua riconoscenza fino a fargli aprire le mani. Oh, lodi, complimenti, protezione, amicizia, parole,
quanta ne vorrai, ma danari, zero. Ah, dare è per lui una parola così antipatica che non ti dice mai ti do il buongiorno, ma ti presto il buongiorno. Io so l'arte di mungere gli uomini, ho il segreto per aprire il loro cuore, stuzzicare le loro anime, toccare i punti sensitivi. Storie di dentro, ti sfido ad intenerire quello lì se si tratta di danaro. In questo è un turco, sei turco, ma dura turcaggine da far disperare il mondo intero. Ama il danaro più del buon nome, più dell'onore, più dell'amore, più della virtù, e chiedergli del danaro significa colpirlo nel centro vitale, bucargli il cuore, strappargli le viscere. Eccolo che viene, me la faccio. Rosina, che c'è di nuovo? Dio del cielo, come state bene? Io? Ma non avete mai avuto una cera simile? Non vi è mai visto così fresco, sano? Davvero? Ma non siete mai stato così giovane, ma io conosco uomini di 25 anni che sono più vecchi di voi. Eppure, Rosina, sono 60 suonati. Ma che è? 60 anni, gran cosa. È il fiore dell'età. Entrate adesso nella stagione bella dell'uomo. Sarà. Sai, 20 anni di meno non mi darebbero fastidio. Ma volete scherzare? Ma siete di pasta da campar 100 anni. Credi? Ma avete tutti i segni. Fermo. Fermo lì. In mezzo alla fronte. Che segno di lunga vita. Te ne intendi tu? Come? Fatemi vedere la mano. Dio, che linea di vita. Dov'è? Eccola qua. Dove? Oddio, non finisce più. E significa? Ho detto per dire 100 anni. Ma i 120 li passate sicuro? Possibile. Bisognerà che vi ammazzino. Voi accompagnerete al Camposanto i figli e i figli dei vostri figli. Certo meglio. Dimmi, come va la nostra faccenda? C'è da domandarlo? Mi sono mai messa io in una faccenda che non sia riuscita. Per i matrimoni, poi, ho un ingegno straordinario. Se mi saltasse, io credo che sposarei il Gran Turco con la Repubblica di Venezia. Nel nostro caso non c'erano gravi difficoltà, perché siccome in casa loro vado sempre, ho potuto parlare sempre di voi e con l'una e con l'altra. Alla madre ho detto i propositi che voi facevate su Mariana, vedendola per la strada o affacciata alla finestra. E ha risposto? Ha accolto la proposta con entusiasmo. E quando le ho detto che questa sera c'era il fidanzamento di vostra figlia e voi desideravate che ci venisse anche Mariana, ci è stato subito e l'ha da me da accompagnare. Ah, bene. Sai, mi tocca invitare a cena il signor Anselmo. Già. E allora avrei piacere che ci fosse anche lei. Naturale. Già, io credo che andrà a momento alla fiera, farà visita a vostra figlia e poi tornerà per la cena. Allora possono andare insieme. Sì. Con la mia carrozza. Gliela presto. È quello che ci vuole. Dimmi piuttosto, hai dato una toccatina alla madre riguardo alla dote? Le hai detto che doveva vedere un po', fare qualche sforzo, un piccolo salasso in un'occasione come questa? Non c'è nessuno che sposi una ragazza che non porti niente. Come niente? Ma come? Mi porta 12.000 franchi di rendita? 12.000 franchi? In primo luogo si nutre di insalata, formaggio, mele, latte. Non c'è bisogno dunque di gran servizi a tavola, né di prodi distretti, né di creme d'orzo tutti i momenti, né di tutte le golosità che occorrono alle altre donne. Per poco che costi, non fa meno di 3.000 franchi l'anno. In più, non le piacciono i vestiti di lusso, i gioielli, la mobilia fastosa, e questo articolo non fa meno di 4.000 franchi all'anno. Soprattutto, detesta il gioco, cosa rarissima per una donna d'oggigiorno. Ne conosco una qui vicino che al 30 e 40 in un anno ha perso più di 20.000 franchi. Riduciamola a un quarto. Dunque, 5.000 franchi per il gioco, 4.000 franchi per vestiti e gioielli, 3.000 franchi, come abbiamo detto, per il visto. Ecco, i vostri 12.000 franchi. Va bene, ma non è un conto positivo. Non è positivo? Portare dote di sobrietà, eredità di semplicità, capitali, di aversione al gioco? Ma è uno scherzo calcolare una dote con le spese che non farà. Come? Non posso mica firmare una ricevuta di quello che non ricevo. Bisogna pure che tocchi qualche cosa di concreto. Toccherete. Mi hanno parlato di un paese dove c'è un fondo. Quel fondo sarà vostro. Bisognerà
vedere. Piuttosto, cosina, c'è un'altra cosa che mi preoccupa alquanto. La ragazza è giovane, e i giovani, si sa, non amano che i giovani. Ho paura che un uomo della mia età non le vada troppo a genio e che questo finisca per portare in casa mia certi disturbi che non mi divertirebbero. Dio, come la conoscete male! Non gli ho parlato di un'altra sua specialità. Non posso portare la vista della gente giovane. Non le piacciono che i vecchi. No! Certo! Vorrei che l'aveste sentita. Non posso offrire la presenza di un giovane. E i più vecchi sono quelli che le piacciono di più. Dice che niente la entusiasma più di un bel vecchio con una barba maestosa. Una barbetta maestosa. Anzi, vi prego di non darvi con lei delle arie troppo giovanili. No, 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 no. Per carità, li vuole almeno di 60 anni. Figuratevi che 4 mesi fa stava per prendere marito. Il matrimonio è andato a monte perché si è visto che il fidanzato non aveva che 56 anni e non si metteva gli occhiali per filmare il contratto. Ce l'avete per questo. Già. A lei 56 anni non bastano. E soprattutto le piacciono i nasi forniti di occhiali. Oh, questo è bello. Ma non avete l'idea a che punto arrivi. Guardate in camera sua, lei ha dei quadri, delle stampe. Cosa credete che rappresentino? Apollo? Adone? Cefalo? Paride? Mocche? Dei bei ritratti di Saturno, del re Priamo, del vecchio Nestore e del buon padre Anchise sulle spalle del figlio. Ah, magnifica, non avrei mai immaginato. Anch'io, sai, anch'io se fossi donna non avrei simpatia per i giovanotti. Peggio, motti. Ma io mi domando cosa ci si può trovare. No, quello che dico io, come mai alle donne piacciono certi giovani? Devono essere matte dalle gare. Ma come ci si può attaccare, correre dietro ai giovani? Come si può amare quei biondini? Sono uomini? Si può correre dietro ad animali simili? Con quell'aria da pulcini e quei tre peluzzi tirati come i baffi dei gatti. Mamma. Voi sì, che siete un vero uomo, ecco come bisogna essere fatti e vestiti. Sì. Per farli innamorare. Sto bene, ti pare che sto bene? Una pittura. Fatevi vedere, voltatevi un po'. Delizioso. Fatevi vedere camminare. Che personalino. Svelto, agile, libero. Ci si vede che voi non l'avete in comodo. Scusate. No, niente. Un po' di raffreddore. Niente. Il raffreddore vi sta benissimo. E poi tossite con una grazia. Sì. Signora Stagione, vorrei chiedervi un piccolo favore. Io ho un processo che mi va male per mancanza di quattrini. Voi potreste farmelo guadagnare con un piccolo aiuto. Quando vi vedrà, sarà pazza di voi. Quel collaretto all'antica le farà colpo, ma soprattutto le piaceranno a quelle brache attaccate al farsetto con le stringhe la faranno diventare pazza di voi. Un fidanzato con le stringhe avrà per Mariana un sapore delizioso. Mi ha fatto un gran piacere, Frusina, a dirmi queste cose. Davvero, signora Arpagone, che quel processo per me è un'importanza capitale. Voi potreste farmi guadagnare con una piccola somma e mettere a posto tutti i miei affari. Vorrei che l'aveste vista quando le parlavo di voi. Era beata. E quando le raccontavo delle vostre qualità, gli occhi le rilucevano di gioia e le ho messo addosso
una grande impazienza di concludere questo matrimonio. Sei molto gentile, te ne sono riconoscente. Vi prego di farmi questo piccolo favore che vi chiedo, vi prego. Mi metterò in piedi e ve ne sarò riconoscente fino alla morte. Vada a finire la mia corrispondenza. Oh, non ve lo chiederei se non avessi un gran bisogno. Vada a dare ordini che la carrozza sia pronta. Credetemi che è un'assoluta necessità. Sono a disposizione perché si ceni presto. No, vi supplico di farmi la grazia che vi chiedo. Voi non potete immaginare, signor Arzagone, il piacere che... Arrivederci. E ti pigli un colpo. Cane schifoso alla malora. Ha resistito a tutti i miei attacchi lo spilorcio. Ma non mollo. Alla peggio c'è l'altra parte, dalla quale certamente ricaverò un bel guadagno. Tutti a sentire i miei ordini. Bisogna che ciascuno abbia un compito preciso. Cominciamo da voi, sora Claudia. Ah, vedo che siete già armata. Oh, voi dovete pulire bene dappertutto, ma non strofinate troppo forte i mobili che si consumano. E durante la cena avrete il governo delle bottiglie. Se qualche bottiglia sparisce o si rompe, sarete voi la responsabile di tutto e ve lo tratterrò sul mensile. Castigo politico. Oh, via, adesso, via, no, adesso. Dopo. Oh, voi due, Isabella e Bacala. Voi avete l'incarico di sciacquare i bicchieri e di versare da bere, ma solamente a quelli che hanno sete. Non fate come certi maleducati che vanno a stuzzicare la gente e fanno venire voglia di bere anche a quelli che non ci pensano neppure. Aspettate sempre che ve lo chiedano e ricordatevi di portare sempre molta acqua. Il vino puro dà alla testa. Certo, il vino puro dà alla testa. I camiciocchi dobbiamo levare solamente quando comincia ad arrivare gente, ma attenti a non sciupare il vestito, mi raccomando. Qui davanti una gran macchia d'olio di lampada. Le mie brache hanno uno strappo dietro e mi si vede con rispetto parlando. Beh, tu tienti sempre verso la parete, così in modo che ti si veda solamente davanti. Oh, e tu tieni il cappello qua davanti, così nessuno ti... capito? Oh, Elisa, tu sarai attento quando sparicchiano che non sappia perdere nulla e intanto preparati a ricevere la mia fidanzata che verrà a trovarti e andrete insieme alla fiera. Il padre. E tu, bell'imbusto, e sono tanto buono da perdonarti la storia di poco fa. Anche tu sta attenta a non trattarla troppo male. Io male? E perché? Perché si sa, i figli non hanno mai troppo piacere che i padri riprendano moglie. Ma se vuoi che ti dimentichi la tua ultima scappata, anche tu sta attenta a riceverla con dignità e a trattarla con molto decoro. Ecco. Giurare che sono molto contento che questa signora diventi mia matrigna? No, non posso. Se lo dicessi mentirei. Ma quanto a riceverla bene e farle buon viso, vi prometto di obbedirvi scrupolosamente. E farai bene. Oh, Valerio, vieni qui, aiutami. A te, Mastro Giacomo, ti ho tenuto per ultimo. Intendete parlare al cuoco o al cocchiere? A tutte e due. Ma a chi prima? Prima al cuoco. Un momento. Beh, che cos'è questo cerimoniale? Che cos'è? Dite pure. Non ho promesso di dare una cena stasera. Vuole morire? Dimmi un po', ci tratterai bene? Sì, se mi darete molti quattrini. Alla malora! Quattrini, sempre quattrini, non hanno altra parola in bocca che quattrini. Non si è mai sentito una risposta più insolente. Bella abilità, far bene da mangiare con molti quattrini è facilissimo. Qualunque idiota ci riesce. La bravura sta nel fare un buon pranzo con pochi quattrini. Un buon pranzo con pochi quattrini. Signor intendente, mi farete un gran favore se mi insegnerete questo segreto. E prenderete voi il mio posto di cuoco. Tanto ci tenete a essere il faccio tutto io della casa. Buono, dimmi a me cosa occorrerà. Ecco qui il signor intendente che vi farà un buon trattamento con pochi soldi. Rispondi a me, vieni qua, cosa occorrerà. Quanti saranno a tavola? Saremo 8-10.
8, facciamo 8. Quando c'è da mangiare per 8 ce n'è anche per 10. Capisci? Ci vorrà suppa di anatre agli asparagi, suppa di pernici al cavolo verde, bodino di crema, arrosto in un grande piatto. Ma qui c'è da sfamare tutta la città. Un vassoio di vitella di latte, 3 fagiani, 12 pernici. Ma ti vuoi mangiare tutta la mia sostanza? Piatto di mezzo! Ancora? Volete farli crepare di indigestione? Credete che il signore li abbia invitati per assassinarli a forza di mangiare? Andate a domandare ai medici se c'è niente di più nocivo che rimpinzarsi troppo. Imparate, Mastro Giacomo, voi e i vostri colleghi, che una tavola troppo lauta è un agguato. Per mostrarsi veramente amici ai propri invitati, bisogna che regina del pasto sia la frugalità. Ha detto un antico, bisogna mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Ah, bello! Vieni qua, ti voglio dare un bacio. Per queste parole, è la più bella sentenza che abbia mai udito. Bisogna vivere per mangiare, no, bisogna mangiare, no, come hai detto? Che bisogna mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Oh, per Marco, ci vuole di quei piatti che non se ne mangia granché e che si attollano subito. Castrati in umido con castagne, molto grasso, qualche sformato di farina, hai capito? Roba che renda. Oh, adesso dimmi un poco, Mastro Giacomo, bisogna dare una ripulitina alla carrozza. Un momento, questo riguarda il cocchiere. Andiamo a mangiare. Dicevo che bisogna dare una ripulita alla carrozza e tener pronti i cavalli per andare alla fiera. I vostri cavalli? I cavalli. Ahimè, non sono più in grado di camminare. Voi li costringete a digiuni così austeri che essi non sono più che idee, larve, ombre di cavalli. Ma se non fanno mai niente... Non è una buona ragione per non mangiare. Sarebbe molto meglio che essi lavorassero molto e mangiassero altrettanto. Bisogna avere un cuore di sasso. Il cuore mi si spezza a vederli così estenuati. Sarà una gran fatica andare di qui alla fiera. Ma come volete che tirino avanti una carrozza se non possono tirarsi avanti loro? Signor Arpagone, pregherò Picardo, il vicino, di guidarli lui. Tanto ci servirà anche qui per preparare la cena. Ecco, benissimo. Meglio così. Preferisco che muoiano sotto la mano di un altro piuttosto che sotto la mia. Mastro Giacomo discute troppo. Il signor intendente si mischia troppo. Pace. Padrone, io non posso sopportare gli adulatori. Capisco benissimo che tutto quello che fa, il suo continuo controllo sul pane, il vino, il sale, la legna e le candele, non è che per lisciarvi e farvi la corte. Io mi ci arrabbio, soffro a sentire quello che continuamente dicono di voi. Perché, insomma, io malgrado vi sono affezionato. E dopo i miei cavalli, voi siete la persona a cui voglio più bene. Si potrebbe sapere che cosa dicono di me? Sì. Se fossi sicuro che non ve la pigliate a male. No, perché è fatto. Perdonatemi, ma so che vi farei arrabbiare. Ma no, ma neanche per idea. Anzi, mi farebbe piacere sapere quello che si dice di me. E allora? Poiché siete voi che lo volete, vi dirò che dappertutto vi prendono in giro e si raccontano storielle sul vostro conto. Uno dice che voi fate stampare degli almanacchi speciali con le vigilie e le tempore raddoppiate per guadagnare sui digiuni cui costringete i vostri familiari. Un altro che voi tenete sempre pronto un rimprovero da fare ai vostri servitori i giorni dell'estrenne o del congedo per non dare mance. Un tale raccontava che una volta voi avete fatto citare il gatto di un vicino per avervi mangiato gli avanzi di una coscia di montone. Un tale diceva che una notte vi hanno sorpreso mentre andavate di persona a rubare l'avena dei vostri cavalli e che il vostro cocchiere, quello che c'era prima di me, vi ha dato in quel buio un sacco di legnate di cui voi non avete mai parlato. Insomma, volete che ve la dica tutta? Voi siete la favola e lo zimbello di tutti. Non vi si nomina che con i titoli di tirchio, avaro, spilorcio e strozzino. Sei un cretino, un furfante, un ciarlone, un imbecille. E ve l'avevo detto che mi sarei soffesa, lì mi imparerai a parlare. Oh.
Mastro Giacomo, la vostra sincerità non vi rende molto. Basta voi, il signor ultimo arrivato. Fate tanto l'importante. Favorite occuparvi dei fatti vostri e ridete delle legnate vostre quando ve le daranno. Non state a ridere delle mie. Via, Mastro Giacomo, non andate in collera. Lo sapete, signor canzonatore, che io non canzono io. E che se mi fate arrabbiare, vi faccio ridere io a modo mio. Via, via, piano. Ma che piano? Mi piace il forte a me. Per piacere. Siete un insolente. Signor Mastro Giacomo. Mastro Giacomo, incordo, se faccio tanto di prendere in mano un bastone, vi regno di santa ragione. Un bastone? No, non dicevo questo. Ma sapete, vanitoso, che sono capace io di bastonare davvero voi? Ah, non ne dubito. Che tutto sommato non siete che un villanzone di cuoco. Sì, lo so bene. E che non mi conoscete ancora. Scusatemi. Dunque mi legnerete? No, ho scherzato. E io faccio sul serio, così imparerete a scherzare meglio. Accidenti alla sincerità. Brutto mestiere. Ormai vi rinuncio e non dirò più una parola di vero. Passi per il padrone che c'ha qualche diritto di battermi, ma quell'intendente me la pagherà. Mastro Giacomo, sapete se il vostro padrone è in casa? E come se lo so? C'è. Allora per piacere diteli che ci siamo noi. Noi due. Beh? Oh mio Dio, Frosino, io sono in uno stato. Volete sapere la verità? Una gran paura. Ma perché tanta inquietudine? Me lo domandate. Non vi figurate come sta una persona sul punto di vedere il supplizio che dovrà subire. Certo che per morire allegramente Arpagone non è il supplizio che voi vorreste abbracciare. E basta guardarvi per vedere che avete sempre in mente quel biondino del quale mi avete parlato, sì, Non posso contraddirvi. Le visite rispettose che ci ha fatto hanno avuto qualche effetto su di me, lo confesso. Avete saputo chi è? No, non so chi sia. Ecco. Ma so che ha in sé qualche cosa per cui bisogna amarlo. E certo, se potessi scegliere, prenderei lui piuattosto che chiunque altro. Ah, e pensare a lui contribuisce a farmi considerare come un tormento spaventoso. Lo sposo che vogliono darmi. Questi giovanotti sono tanto carini. Si presentano molto bene. Ma sono tutti spiantati. Cara mia, credete a me, per voi è meglio un marito vecchio che vi faccia star bene. Con un marito simile bisogna vincere qualche repugnanza. Oh, non durerà molto. E la sua morte vi metterà in condizioni di sceglierne uno migliore che vi ripagherà di tutto. Oh mio Dio, Frosina. È una cosa strana davvero. Desiderare o aspettare la morte di qualcuno per essere felici. E la morte non sempre aiuta i nostri disegni. Scherzate? Scherzate? Voi vi sposate soltanto a condizione di restare vedova al più presto? Deve essere uno degli articoli del contratto. Sarebbe una bella impudenza da parte sua non morire prima che passino 3 mesi. Oddio, Frosina. Che faccia. No, boh. Non vi offendete, bella mia, se mi presento a voi munito di lenti. So che le vostre attrattive sono visibili di per se stesse e non occorrono lenti per vederle. Ma dopotutto, gli astri si osservano con le lenti. E io dichiaro e sostengo che voi siete un astro. Ma che astro? Il più bell'astro che risplenda nel cielo degli astri. Frosina, la signorina non risponde. Non mi pare che dimostri molta gioia di vedermi. Perché è ancora tutta sorpresa e poi i ragazzi si vergognano di mostrare subito quello che hanno nel cuore. Ah, già. Ecco, dolce creatura, mia figlia che viene a salutarvi.
Adempio troppo tardi, signorina, al dovere di questa visita. Avete fatto voi quello che dovevo fare io, toccava prima a me. Avete visto che figlia grande ho, l'erba grama cresce in fretta. Quanto antipatico. Cosa dice la bella? Che siete adorabile. Troppo onore mi fate, suave fanciulla. Che bestia. Sono gratissimo di questi sentimenti. Non resisto più. Ecco mio figlio che viene a rivedervi. Oh, Dio, Frosina, quale combinazione? Proprio quello di cui vi ho parlato. È straordinario. Siete meravigliata di vedere che ho dei figli così grandi, ma mi disfarò presto di tutti e due. Lea. Per dirvi la verità, signora, è una cosa che certo non mi aspettavo. E mio padre mi ha molto meravigliato poco fa, dicendomi il suo proposito. Le posso dire lo stesso. È un incontro imprevisto che ha sorpreso me quanto voi. Davvero non c'ero preparata. È vero che mio padre non potrebbe fare una scelta migliore e che l'onore di vedervi è per me una gioia profonda. Tuttavia, non posso dirvi che mi rallegro della possibilità che diventiate mia matrigna. Queste parole sembreranno brutali a qualcuno, ma sono certo che ne saprete cogliere il senso giusto e comprendere con quanta ripugnanza io debba considerare questo matrimonio. Permettete dunque che vi dica, con il permesso di mio padre, che se dipendesse da me, questo matrimonio non si farebbe. Ma ecco un complimento molto insolente. Bella confessione da fare a lei. Io per rispondervi dirò che siamo pari. E che se a voi ripugna vedermi diventare vostra matrigna, ripugnerebbe non meno a me vedervi mio figliastro. Vi prego di non credere che sono io che voglio darvi questo dispiacere. Davvero non vorrei essere causa di dolore. E se non fossi costretta da una forza maggiore, vi do la mia parola che non acconsentirei a queste nozze che vi riescono tanto spiacevoli. Ha ragione, ha un complimento stupido. Bisogna rispondere sullo stesso tono. Vi prego di perdonare l'impertinenza di mio figlio. È uno sciocco che non sa il valore delle parole che si dice. Io vi assicuro che quello che ha detto non mi ha offesa affatto. Anzi, mi ha fatto molto piacere spiegando così i suoi veri sentimenti. Siete molto buona a perdonare così le sue mancanze, ma vedrete che metterà giudizio e col tempo cambierà. No, non sono capace di cambiare. E prego caldamente la signora di crederlo. Ma che stravagante, di male in peggio! Volete che tradisca il mio cuore? E insiste, hai capito di cambiare discorso? Bene. Se volete che parli in un altro tono, permettete, signora, che mi metta al posto di mio padre. E vi confessi che non ho mai visto nulla al mondo di affascinante come voi. Che non immagino niente che eguagli la gioia di piacervi. E che il titolo di vostro sposo è una gloria. Una felicità che preferirei alla sorte dei principi più potenti del mondo. Sì, signora, non v'è nulla che io non sarei capace di fare per una conquista tanto preziosa e gli ostacoli più formidabili. Piano! È un complimento che faccio per conto vostro alla signora. Va bene, ma anche io ho lingua per spiegarmi, non ho bisogno di un interprete come te. Da sedere. Non, è meglio andare addirittura la sera. Avete tutto il tempo di discutere poi, eh? Fate attaccare. Perdonate, bella mia, se non ho pensato a farvi preparare un poco di merenda prima di andare alla fiera. Ho provveduto io, padre. Ho fatto prendere qualche vassoio di arance della Cina, dei cedri e dei pasticcini. Li ho mandati a comperare a nome vostro. Valerio! Vostro figlio è diventato matto. Forse è poca roba, padre. La signora avrà la bontà di scusarci. Ma accomodatevi. Davvero non occorreva. Perché non occorreva? Quanta roba buona. Assaggiamo un po' tutto. Basta.
Signora, avete mai visto un brillante più bello di quello che mio padre porta al dito? Bellissimo, davvero. Guardatelo da vicino. Molto bello, davvero. Splendidissimo. No, signora. È in mani troppo belle. Mio padre ve lo regala. Io? Vero padre che volete che la signora lo tenga per amor vostro? Come? Mi fa segno di farvelo accettare. Non voglio. Scherzate, non vuole riprenderlo. Scoppio. No, 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 si offende. Permettete e niente affatto. La festa è di Colca. Ecco, ecco, si addolora del vostro rifiuto. Boia! Vedete, si dispera. Ma sulla porca! Padre, non c'ho colpa. Io faccio quello che posso. È la signora che è ostinata. Carogna! Lo farete star male. Vi scongiuro, non ostinatevi di più. Quante storie! Prendetelo nel momento che vi fa piacere. Per non farvi andare in collera, per ora lo tengo. Sceglierò un altro momento per restituirvi. C'è uno che chiede di voi. Non ho tempo adesso che ripassi. Si dice che vi porta del denaro. Vengo subito, scusate un momento. Scusate, vengo. Vai, vai, vai. Chi c'è? Vi siete fatto male, padre? Il commento che ti hanno mandato i miei debitori per farmi rompere l'alto del collo. No, non sarà niente, non sarà niente. Perdonatemi, signor Arpagone, ma io credevo di far bene a venire di Colca. Cosa vuoi, imbecille? Venivo a dirvi che i vostri cavalli sono ferrati. E portati dal maniscalco. Aspettando che gli rimettano i ferri, farò io per voi gli onori di casa, padre. Valerio, Valerio, tieni d'occhio. Cerca di risparmiare più che sia possibile, rimanderemo tutto al pasticcere. Va bene, sarà fatto. Ah, figlio maledetto, tu vuoi la mia rovina, la mia rovina, la mia rovina. Qua staremo molto meglio. Senza persone sospette intorno, possiamo parlare liberamente. Oh, sì, mio fratello mi ha confessato la sua passione per voi. Ho il dispiacere e le noia che si possono incontrare in queste cose. E mi interessa la vostra avventura, credetelo, con un grande affetto. Come è cara e incoraggiante l'amicizia di una persona come voi. Vi scongiuro di conservarmi sempre questo affetto generoso, così atto a raddolcire la crudeltà della mia sorte. Siete dei disgraziati tutte e due. Hanno avvertito a me, a non avermi avvertita dei vostri affari prima di questo pasticcio. Avrei fatto in modo che le cose non arrivassero al punto in cui sono arrivate. Ah, che cosa vuoi? È il mio destino disgraziato. Sì. Marianna, cara Marianna, che cosa avete stabilito di fare? Posso stabilire qualche cosa io. Nella mia condizione posso far altro che dei desideri. Dunque nel vostro cuore non vi altro per me che dei semplici desideri. Ma che volete che faccia? Se anche potessi passar sopra una quantità di riguardi, cui il nostro sesso è obbligato, che ha il rispetto per mia madre, mi ha sempre allevata con tanta tenerezza, e non saprei risolvermi a darle un dolore. Andate da lei, mettete tutto il vostro impegno nel guadagnare il suo animo, e se non c'è che da dichiararmi in vostro favore, sono dispostissima a confessarle io stessa il sentimento che ho per voi. Frosina, cara Frosina, ci aiuti. Me lo domandate? Sapete che sono buona. Il cielo mi ha dato un'anima tenera. Sono sempre disposta a rendere piccoli servizi quando vedo gente che si vuol bene sinceramente e con intenzioni oneste. Ma che si può fare qua? Pensaci un po', te ne prego. Dacci un raggio di luce. Trova tu qualche invenzione per disfare quello che hai fatto. Sì. È troppo difficile. Vostra madre non è irragionevole e forse possiamo averla dalla nostra, ma persuaderla a trasferire al figlio il denaro e la dote e il regalo che voleva fare al padre, ma... Oh, il guaio è che vostro padre è vostro padre. Naturale. Naturale. Se gli si dà un rifiuto rimarrà indispettito e poi non vorrà consentire il matrimonio. Capirete? Bisognerebbe in qualche modo che il rifiuto venisse da lui. Fare
con qualsiasi mezzo che si disgusti lui di Marianna. Hai ragione. Lo so che ho ragione. Ma che diavolo si può fare? Aspettate. Bisognerebbe trovare una donna di una certa età che avesse il mio talento e sapesse fare la commedia e recitare la parte della donna di qualità con 100.000 scudi in contanti e innamorata pazza di lui. Lasciatemi fare. Lasciatemi fare. Ricordo ora un'amica che è quello che ci vuole. Occorrono 100 scudi. 100 scudi. 100 scudi. 100 scudi. 100 scudi. Non li abbiamo. E quanti ne avete? Niente. Niente? Arrangiatevi. Mio figlio che bacia la mano della futura matrigna e la futura matrigna che non vi oppone una resistenza eccessiva, che ci sia sotto qualche cosa. Ecco mio padre. La carrozza è pronta. Potete andare quando vi pare. Visto che non andate voi, l'accompagno io, no, padre. No! Le signore possono andare sole, ho bisogno di te. Vediamo un po'. A non pensare che ti sia matrigna. Che cosa te ne pare? Me ne pare? Sì, di lei. Del suo volto, della sua eleganza, della sua intelligenza. Così, così. Come? Sinceramente, mi aspettavo di me. Ha l'aria di una gran civetta. Un personale piuttosto goffo come bellezza, poi. Non c'è granché. E come intelligente delle più comuni. Non crediate che io dica così per disgustartene, capirete. Matrigna per matrigna, questa vale un'altra. Ma come se poco fa dicevi... Sì, sì, le ho detto qualche complimento a nome vostro, tanto per far piacere a voi. Dunque, a te non piacerebbe? A me? Niente affatto. Peccato. Peccato, perché questo, vedi, manda all'aria un progetto che mi ero fatto in mente. Vedendola qui poco fa, ho riflettuto alla mia età. E ho pensato che forse si troverebbe da ridire vedendomi sposare una ragazza così giovane. Perciò pensavo di rinunziarci. Ma siccome ho fatto la mia richiesta e ho dato la mia parola, l'avrei data volentieri a te, se non ti fosse tanto antipatica. A me? A te. Da... sposare. Da sposare. State a sentire. È vero che non è proprio il mio tipo, ma per farvi piacere, se credete, accetto di sposarla. No. Io sono più ragionevole che tu non creda e non voglio forzare i tuoi gusti. Ma per amor vostro farò volentieri questo sforzo. No, un matrimonio senza simpatia non può riuscire bene. Forse verrà più tardi, dicono che spesso l'amore è un frutto del matrimonio. No, un uomo non deve correre di questi pericoli. Ne possono nascere conseguenze disastrose che io mi guardo bene dal provocare. Ah, se tu avessi avuto qualche inclinazione per lei, te l'avrei data volentieri. Così invece tornerò alla mia prima idea e me la sposerò io.
Ebbene, padre mio, poiché la cosa sta a questo modo, voglio aprirvi il mio cuore. Bisogna che vi riveli il nostro segreto. La verità è che io l'amo fin dal primo giorno che l'ho vista per la strada. Avevo intenzione di chiederla in moglie, ma quando ho saputo i vostri sentimenti me ne sono trattenuto per non darvi dispiacere. Sei stata trovata? Sì, padre. Molte volte? Abbastanza per questo poco tempo. Ti hanno ricevuto bene? Benissimo, ma non sapevano chi fossi, perciò poco fa Mariana è rimasta tanto sorpresa. Ma tu ti sei dichiarato, Gli hai detto che intendi di sposarla. Certo, anzi, ne avevo fatto qualche parola anche a sua madre. E la madre ci stava? Altro che. E la figlia? Ti contraccambia? Se devo credere alle apparenze, direi che ha della simpatia per me. Sì? E allora, figlio mio, lo sai che c'è di nuovo? C'è che devi pensare, se non ti dispiace, a disfarti di questo amore, a rinunziare per sempre a una donna che voglio per me e a sposare al più presto quella che io ti ho scelto. A questo modo vi fate gioco di me. Ebbene, poiché siamo a questo punto, vi dichiaro che non la smetterò e che farò qualunque sproposito per portarvela via. Come pezzo di canaglia osi attraversarmi la strada? Siete voi che l'attraversate a me. C'ero prima io. Sei mio figlio, mi devi rispettare. In questo caso i figli non hanno nessun obbligo di decadenza. L'amore non riconosce nessuno. Mi farò riconoscere io a furia di legnate. Tutte minacce inutili. Tu rinunzierai a Mariana. Neanche per sogno. Un bastone. Chi mi dà un bastone? Un bastone. Oh, che c'è? Che vi prendi? Non mi fate nessuna paura. Piano, signorino. Sbarrarmi con tante impertinenze. Calmatevi. Non cederò. Come a vostro padre. Lascia fare a me. Come a vostro figlio. Senta finché ero io. Ma Mastro Giacomo, sì, tu giudice in questa faccenda e vedrai se ho ragione io. Accetto. Voi ritiratevi un momento. Qua, ecco. Mastro Giacomo, qua. Dunque io amo una ragazza e intendo sposarla. Quest'infame ha l'audacia di amarla anche lui e di pretenderla malgrado i miei rifiuti. A tutti i torti. Ah, non è una cosa mostruosa che un figlio voglia fare concorrenza al padre? Non mi deve rispettare e astenersi dall'intralciare le mie inclinazioni? È naturale. Ah. Non muovetevi, può parlargli un momento. Vai. E va bene. Visto che ti vuole per giudice, non mi ritiro. Mi rimetto anch'io a te. Mi fate l'onore. Sono innamorato di una fanciulla che mi corrisponde con tutta tenerezza e a mio padre viene in mente di mandare tutto all'aria chiedendola lui in sposa. Ah, torto lui. Non si vergogna la sua età di pensare a sposarsi, gli par bello di fare ancora l'innamorato, non dovrebbe lasciare queste cose ai giovani? Ma naturale, ci prende in giro. Lasciate che gli dica due parole. Vostro figlio non è così strano come voi dite, no. Dice che sa il rispetto che vi deve e che si è lasciato trasportare dal primo impulso, ma che non rifiuterà di sottomettersi a tutto quello che voi volete, purché voi lo trattiate un po' meglio e gli procuriate una moglie di cui possa essere soddisfatto. Allora, a queste condizioni, digli che farò tutto quello che lui vuole e che, eccetto Mariana, lo lascio libero di sposare chi gli pare. Lasciate fare a me. Bravo, vai. Insomma, vostro padre non è così ragionevole come voi dite. Ce l'ha soltanto con le vostre maniere ed è dispostissimo ad accordarvi quello che desiderate. Basta che voi gli dimostriate quella deferenza, quel rispetto e quella sottomissione che un figlio deve al padre. Caro Mastro Giacomo, puoi assicurarlo che se mi lascia Mariana avrà sempre me il più sottomesso degli uomini e non farò mai la più piccola cosa contro la sua volontà. Fatta, acconsente! A meraviglia! Tutto è a posto, è soddisfatto delle vostre promesse. Sia lodato in cielo. Signori, eccovi d'accordo. Stavate per litigare per un equivoco. Caro Giacomo, ti sarò riconoscente per tutta la vita. Oh, non c'è di che, signor Cleante. Mi hai reso un gran servizio, Mastro Giacomo. Meriti una ricompensa. Vai pure, me ne ricorderò. Vai pure. I miei rispetti.
Padre, vi domando perdono di essermi lasciato andare. Non è niente, non è niente. Vi do la mia parola che ne sono pentitissimo. E io felicissimo di vederti tornato in te stesso. Come siete buono a dimenticarvi così presto del mio torto. Si dimenticano facilmente i torti dei figli quando questi si ravvedono. Ma davvero nessun risentimento per le mie stramberie? Merito tuo, di questa tua sottomissione e del rispetto che mi dimostri. Vi do la mia parola che fino all'ultima ora della mia vita serberò in cuore il ricordo della vostra bontà. E io ti prometto che non ci sarà nulla che non potrai ottenere da me. Ma padre, non ho più niente da chiedere. È già molto avermi dato Marianne. Come? Dico che avete già fatto troppo per me concedendomi Marianne. E chi ti parla di concederti Marianne? Voi, padre. Io? Appunto. No, sei tu che hai promesso di rinunciare a lei. Io rinunciare? Sì. Neanche per sogno. Non desisti dall'aspirare a Marianne? Tutt'altro, ci tengo più di prima. Da capo, canaglia! Nulla può farmi mutare. Lascia fare a me, traditore. Fate tutto quello che volete. Ti proibisco di vedermi mai più. Meno male. Ti abbandono. Abbandonatemi pure. Ti rinnego dal figlio. E va bene. Ti diseredo. Fate pure. E ti lancio la mia maledizione. Oh, so assai che farmene dei vostri regali. Va bene. Sì, sì, perché? Ecco quello che ci voleva. Che cos'è? L'ho tenuto d'occhio tutto il giorno. Ma che cos'è? Il tesoro di vostro padre. L'ho pizzicato. Come hai fatto? Ve lo dirò. Intanto tagliamo la corda. Dite! Niente.
Andiamo, voglio andare a chiamare la giustizia! Giustizia! Voglio far dare la porta a tutta la casa! Servo! Serva! Figlio, figlia! Anche a me! Tutto! Mi pare che mi va! Di che parlate laggiù? Di quello che mi ha rubato? C'è il mio ladro! Per carità! Dovete dirci del mio ladro! Vi supplico! Ditemele! Si mettono a ridere, mi pigliano in giro. Sta a vedere che ci han preso parte, sicuro al mio furto. Presto, dei delegati, delle guardie, delle autorità, dei giudici, delle porche, dei boia. Voglio far impiccare tutta la città. E se non ritrovo il mio denaro, mi impiccherò anch'io, dopo gli altri. Qui? No. Qua? No. Là. Mestiere, per fortuna, non è la prima volta che io mi occupo di scoprire dei furti. Vorrei avere tante migliaia di franchi, quanta gente ho mandato sulla foto. Tutta la magistratura ha interesse a occuparsi di questa faccenda. Se non ritrovo il mio denaro, chiederò giustizia contro la giustizia. Dobbiamo fare le indagini del caso. Voi dite che in quella cassetta c'erano... 10.000 scudi precisi. Ecco, 10.000 scudi. 10.000 scudi? 10.000 scudi. 10.000 scudi. Il furto è considerevole. Non ci sono supplizi abbastanza grandi per un delitto simile. Se rimane impunito, le cose più sacre non potranno più dirsi sicure. Che volete, insomma? Ehi, beh, Luigi d'oro e delle doppie di peso perfetto. E chi sospettate voi del furto? Tutti! Voglio che mettiate in prigione la città e i sobborghi. Ci date retta a me, non bisogna dare l'allarme a nessuno e tentare sotto sotto di afferrare qualche indizio per provvedere poi con rigore al recupero della somma che vi è stata rubata. Torno subito, scozzatelo, fategli abbrustolire i piedi, immergetelo in acqua bollente e appendetelo al soffitto. Chi? Quello che mi ha rubato? Oh, parlo di un maialino da latte che il vostro intendente mi ha fatto avere orora e che intendo cucinare a modo mio. Non si tratta di questo, qui c'è il signore al quale devi rispondere di un'altra cosa. No, spaventatevi, io amo trattare bene e faremo le cose con calma. Il signore è degli invitati. Ma qui, bravo, non bisogna nascondere niente al vostro padrone. Vi prometto che farò del mio meglio per soddisfarvi. Non si tratta di questo. Se la cucina non sarà come dico io, la colpa è del signor intendente, che ha tarpato le ali della mia abilità con le forbici della sua economia. Ma si tratta di ben altro di cucina. Qui, dimmi subito qualche cosa del denaro che mi è stato preso. Vi hanno preso del denaro? Sì, e ti faccio impiccare se non me lo restituisci subito. No, non lo maltrattate, vedo dalla faccia che è un bravo uomo e vi dirà tutto quello che volete sapere senza farsi mettere in prigione. Sì, caro, se confessate tutto non vi tratteremo male. Il vostro padrone vi compenserà a dovere. Questa è una bella occasione per vendicarsi del caro intendente. Cosa hai da ruminare? Lasciatelo fare, si prepara ad accontentarvi. Ve l'avevo detto che è un bravo uomo. Signori, se volete sapere come stanno le cose, credo sia il caro intendente che ha fatto il colpo. Valerio? Già. Lui che appariva così fidato? Proprio lui. Credo sia lui che vi ha derubato. E perché lo credi? Perché? 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 Lo credo, perché lo credo? Ci dovete dare degli indizi. L'hai visto forse girare intorno al luogo dove era nascosto il denaro? Ecco appunto, dov'era? In giardino. Precisamente, l'ho visto aggirarsi per il giardino. E in che cos'era il denaro? In una cassetta. Ah, appunto, aveva una cassetta. Ma questa cassetta com'era fatta? Io riconosco subito se è la mia. Com'era fatta? Era fatta come una cassetta. Naturale, ma descrivetelo un po' per vedere. Ecco,
Era una cassetta. Grande. No, la mia era piccola. Che piccola, se vogliamo, dicevo grande per quello che conteneva. Di che colore era? Che colore? Era? D'un colore. Colore? D'un certo colore. Colore? Aiutatemi un po'. Non era rossa. No, grigio. Di un grigio rosso, ecco quello che volevo dire. No, è proprio lei. Scrivete la deposizione di costui, ma di chi fidarsi più oramai? Io credo che dopo un fatto simile sarò capace di rubarmi da me stesso, credo. Signore, eccolo qui che torna, perlomeno non state a dirgli che sono io che ve l'ho detto. Vieni qui a confessare l'azione più nera, il delitto più orribile che sia stato commesso. Ma che dite, signor Arpagone? Non hai rossore del tuo delitto. Ma di che delitto intendete parlare? Di quel delitto intendo parlare. Ma come hai potuto abusare così della mia bontà e introdurti in casa mia per giocarmi un tiro di questa fatta? Signor Arpagone, poiché vi hanno detto tutto inutile, che io stia a tergiversare o a negare, avevo intenzione di parlarvene, ma già che lo sapete, vi scongiuro di non andare in collera e di stare a sentire le mie ragioni. E che ragioni puoi darmi, ladro infame? No, non merito questo titolo, è vero che vi ho offeso, ma in fin dei conti è un fallo scusabile. Scusabile, ma come un agguato, un assassino simile. Quando l'avrete ascoltato vedrete che il male non è grande, come vi sembra. Non è grande, ma come il mio sangue, nelle mie viscere. Il vostro sangue, signor Arpagone, non è caduto in cattive mani. Sono in tal condizione da non fargli vergogna. Il vostro onore, signor Arpagone, sarà pienamente soddisfatto. Ma che cosa ti ha indotto a un'azione simile? E me lo domandare. Sicuro che te lo domando! Oh Dio, ti ha in sé il perdono di tutto ciò che egli fa con me. L'amore. L'amore? Sì. Bell'amore! L'amore per i miei Luigi d'oro! No, signor Arpagone, non le vostre richieste mi hanno tentato. Dichiaro che non voglio nulla del vostro bene, purché mi lasciate quello che ho già. Ma non, signore, che non te lo lascia, ma guardate che spazzotaggine, vuol tenersi quello che mi ha rubato. E lo chiamate rubare? Se lo chiamo rubare, un tesoro di quella fatta. È un tesoro, è vero. Ma lasciandolo a me, voi non lo perdete. Ve lo chiedo in ginocchio, quel tesoro affascinante, accordatemelo. Ma neanche per idea, ma che storia è questa? Ci siamo promessi fede, abbiamo giurato di non lasciarci mai. Solo la morte potrà separarci. Ma si chiama esserci ben attaccato al mio denaro. Vi ho già detto che non mi ha spinto l'interesse. Un motivo più nobile mi ha ispirato. Ho capito, è per carità cristiana che vuoi tenerti quello che è mio. Andiamo, rispondi. Dove l'hai portata? Non l'ho mai portata via, è sempre in questa casa. La mia cassetta, non è uscita di casa. No, signor Arpagone, no. Non l'hai mica toccata. Toccata? Voi ci fate torto tutti e due. Io ardo per lei d'un amore puro e rispettoso. Arde per la mia cassetta. Preferirei morire piuttosto che vederla contaminata d'un pensiero men che rispettoso. È troppo savia e onesta. La mia cassetta è troppo onesta. I miei desideri si sono limitati a godere la sua vista. Nulla di vergognoso, ho profanato la passione che i suoi begli occhi mi hanno ispirato. I begli occhi della mia cassetta? Ma parla di lei come un innamorato della sua bella. Claudia sa com'è andata, può farne testimonianza. Claudia, che sei stata complice! Sì, signor Arpagone, è stata testimone delle nostre promesse e soltanto dopo essersi convinta della purezza del mio amore mi ha aiutato a persuadere la signorina vostra figlia a darmi la sua fede e a cogliere la mia. La paura della giustizia lo fa delirare. Ma che mi va imbrogliando qua con mia figlia? Dico che ho dovuto faticare molto per indurre il suo pudore ad acconsentire a ciò che il mio amore chiedeva. Ma il pudore di chi? Di vostra figlia, soltanto ieri l'ho indotta a firmare con me una scambievole promessa di matrimonio. Mia figlia ti ha firmato una promessa di matrimonio? Sì, signor Arpagone, e io a lei. Ah, un'altra disgrazia! Scrivete! Sventura su sventura, disperazione su disperazione.
l'imputazione, signor commissario, fa dalla parte vostra. Citatelo per conto mio come ladro e come seduttore. Sono titoli che non merito, appena si saprà chi sono. Ah, sì, ah, ecco qua, figlia sciagurata, figlia indegna di un padre come me. Ma come hai imparato così dai miei insegnamenti? Hai dato la tua fede a un uomo senza il mio consenso. Ah, mamma, ma l'avete sbagliata tutti e due. Quattro buoni muri mi assicureranno della tua condotta. E una buona forca, ladro infame, mi darà ragione della tua audacia. Non sarà la vostra collera a giudicarmi, e almeno prima di condannarmi mi ascolteranno. Ho sbagliato a dire forca, sarai arrotato vivo. Oh, padre mio, siate più umano, vi supplico. Non lasciatevi trascinare dai primi impeti della passione. Concedetevi il tempo di riflettere sui vostri propositi. Sforzatevi di conoscere meglio colui da cui vi credete offeso. È ben diverso da come lo giudicate. E troverete meno strano che io mi sono data a lui quando saprete che senza di lui mi avreste perduta da lungo tempo. Sì, padre, è lui che mi ha salvato dalle acque ove era in pericolo di vita. A lui dovete la vita di questa figliola che se... Ma questo non ha importanza. Era meglio che ti avesse lasciato annegare piuttosto che fare quello che oh, ha fatto. Padre, per amore di padre... Non sento io... ragione. La giustizia deve fare il suo corso. Oh, salute! Salute a tutti! Signore, che c'è, signor Armagnolo? Sì. Tutto sconvolto. Voi vedete me il più disgraziato degli uomini, trovate tutta l'aria la firma del contratto. Mi assassinano nelle sostanze, mi assassinano nell'onore. Ecco qua un traditore che si è introdotto in casa mia sotto le vesti di domestico per rubarmi la figlia e rubarmi il denaro. Ma chi pensa al vostro denaro che continuate a tirarlo in ballo? Sì, signor Anselmo. Si sono scambiati promessa di matrimonio. Questo affronto vi tocca. Beh. Siete voi che dovete costituirvi parte lesa contro di lui e fare a vostre spese tutto il processo per vendicarvi della sua audacia. Non ho nessuna intenzione di farmi sposare per forza e chiedere quel che si è concesso da altri. Ma, signor Alpagone, quanto ai vostri interessi sono pronto a difenderli coi miei. Ah beh, ecco qua, questo esimio funzionario che non trascurerà nulla, me l'ha assicurato di quanto riguarda le sue funzioni. Citatelo per conto mio e fate le cose molto gravi. Molto gravi. Non vedo che colpa vi si può fare dei sentimenti che ho per vostra figlia e quale condanna mi si potrà infliggere quando si saprà chi sono. Ma ne impisco io di queste storie, il mondo è pieno di questi ladri di titoli che si avvantaggiano del primo nome illustre che capita loro in mente. Sappiate che sono troppo onesto per farmi bello di ciò che non mi spetta e che tutta Napoli può testimoniare di che famiglia sono. Piano, giovanotto, attento a quel che dite perché rischiate assai più di quel che credete. Voi parlate davanti a uno che conosce tutta Napoli e che gli sarà molto facile veder chiaro nelle storie che ci andate raccontando. Se conoscete Napoli dovete sapere chi era Don Tommaso degli Alburzi. Se lo so, garantisco che nessuno lo conosce meglio di me. Ma ne impischio io di Tommaso e di Martino. Permettete, lasciatelo parlare. Sentiamo quello che saprà dirci. È lui che mi ha dato i natali. Lui? Sì. Ma, giovanotto, ma voi... voi ci pigliate in giro. Scusate, andiamo, non raccontateci delle storie e non cercate di salvarvi con questa impostura. Non è un'impostura, io non affermo nulla che non sia pronto a provare. Ah, voi osate dirvi figlio di Don Tommaso degli Alburzi? Sì, e sono pronto a sostenere questa verità contro chiunque. Stupefacente la sua audacia. Beh, allora sappiate, per vostra confusione, che da 16 anni almeno l'uomo di cui parlate è morto in mare con sua moglie e i suoi figli mentre tentavano sfuggire alle crudeli persecuzioni per i disordini di Napoli che causarono l'esilio a molte nobili famiglie. Sì, ma sappiate per confusione vostra che il figlio che aveva 7 anni insieme con un domestico fu salvato dal naufragio per opera di un vascello spagnolo. Quel figlio ero io. Sappiate che il capitano del vascello, commosso della mia sorte, mi prese a ben volere, mi fece allevare come suo. E appena ne fui capace, entrai nella carriera delle armi. E da poco tempo sono venuto a sapere che mio padre non era morto, come avevo sempre creduto. Passando da questa città per andarlo a cercare, un caso ordinato dal cielo mi ha fatto vedere la divina Elisa. Mi ha fatto schiavo della sua bellezza.
E la violenza del mio amore e la severità di suo padre mi hanno indotto a introdurmi in casa sua e mandare un altro alla ricerca dei miei genitori. Ma scusate, a parte questi vostri discorsi, quali prove ci possono assicurare che su un fondo di verità voi non ci abbiate costruito tutta una favola? Il capitano spagnolo, un suggello di rubino che apparteneva a mio padre, un braccialetto d'agata che mia madre mi aveva messo al braccio e il vecchio Pedro, il domestico che si salvò con me dal naufragio. Dio, alle vostre parole posso rispondere io che non ci ingannate. Tutto quello che avete detto mi dimostra chiaramente che voi siete mio fratello. Voi? Mia sorella? Sì. No! No. Il mio cuore si è commosso dal primo momento che avete aperto bocca. Nostra madre, che finalmente potrà essere felice, ha parlato mille volte delle sventure della nostra famiglia. Il cielo ha salvato anche noi da quel naufragio, ma ci ha dato la vita togliendoci la libertà. Fummo raccolte da certi pirati sopra un avanzo di bastimento e dopo 10 anni di schiavitù, un caso fortunato ci ha ridato la libertà. E siamo venute qui, dove trasciniamo una stentatissima vita. Dio, Dio mio, questi sono i segni della tua potenza. Tu ci mostri come a te solo spetta a far miracoli. Abbracciatemi, figli miei, unite la vostra gioia a quella di vostro padre. Voi siete il nostro padre. Voi che mia madre ha pianto così a lungo. Sì. No. Sì, sì, figlia mia, sì, figlio mio, sono io, Don Tommaso degli Alburzi, che il cielo ha salvato dalle onde con tutto il suo denaro e che, credendovi morti, si disponeva ormai, dopo tanti anni, a cercare nelle nozze con una dolce fanciulla il conforto di una nuova famiglia. Lui è vostro figlio? Sì. E allora vi cito in solido con lui per il pagamento dei 10.000 scudi d'oro che mi sono stati rubati. Chi rubati? Rubati. Che lo dice? Ma, dov'è? Tu lo dici? No, voi vedete che io non dico niente. Ecco qua, il funzionario che ha raccolto la sua deposizione. Voi mi potete credere capace di un'azione così capace, bassa? Capace, non capace, voglio riavere il mio denaro. Non vi disperate. E non accusate nessuno. Ho scoperto com'è andata questa faccenda e vengo ad avvertirvi che se vi risolvete a farmi sposare Mariana, riavrete il vostro denaro. Dov'è? Non vi preoccupate, è in un luogo di cui rispondo io. Tutto dipende da me. Sta a voi dirmi che cosa stabilite di fare. O darmi Mariana o perdere la cassetta. Ne avete toccato nulla. Assolutamente no, nulla. Andiamo, signor Arpagone, bando alle malinconie. E facciamo questo doppio matrimonio. Per poter decidere con calma, bisogna che prima riveda la mia cassetta. La vedrete sana e salva. La mia calzetta! Signora Arcagone, no, non ho denaro io da dare in dote ai miei figli. Non ci pensate, pago tutto io. Sì, ma vi obbligate a fare voi anche le spese per i due matrimoni, Va bene, vi ci obbligo. Siete soddisfatto? Sì, ma... Vabbè, il matrimonio mi farete un vestito nuovo, Vabbè, padre, per il vestito nuovo pago tutto io. E ora corriamo a partecipare alla nostra gioia a vostra madre. Thank you.
Signore e signori, buonasera. Fra poco vedrete la prima puntata di una breve serie televisiva del sabato sera intitolata Bambole, non c'è una lira. No, no, non si tratta della relazione del ministro delle finanze ai deputati come il titolo potrebbe far supporre. No, non c'è nessun riferimento al giorno d'oggi. Si tratta invece di una breve storia del teatro di rivista in sei serate dal 1935 al 1960, anni in cui le piume fecero agio sulla realtà. Non andremo a ripescare i mammut, i santoni della revue tipo francese di casa nostra, ma rivisiteremo la storia del teatro di rivista attraverso le vicende di una piccola compagnia di avanspettacolo, compagnie nelle quali la frase «bambole, non c'è una lira» era ed è ancora la più ricorrente. Io non mi limiterò a presentare lo spettacolo, ma vi prenderò parte. Ecco, questi sono i miei costumi che via via indosserò in brevi apparizioni, durante le quali, senza disturbare l'azione, vi illustrerò di quegli anni l'attualità politica e sociale dalla quale imperdonabilmente questi spettacoli si tenevano lontani. E non facciamo troppo i difficili, mi raccomando, sul teatro leggero, sulla piccola ribalta, sul teatro minore, perché tutto sommato ha avuto una funzione di stimolo sulla fantasia, come è stato riconosciuto da autorevoli estimatori quali Zavattini e Marinetti. Il futurismo esalta il teatro di varietà. Perché? Perché è il primo spettacolo di rottura col teatro classico, il teatro romantico, il teatro borghese, insomma è il teatro del popolo. Il teatro di varietà non conosce fortunatamente tradizione alcuna, né maestri né dogmi, e si nutre di attualità veloce. Il teatro di varietà distrugge il sacro, il serio, il sublime dell'arte con la maiuscola, con i suoi effetti di grottesco esaltante, di dinamismo spaventevole, di grossolane trovate, il suo panciotto sorpresa, il suo pantalone profondo come stiva di bastimento, da cui uscirà con mille altre cose la grande ilarità futurista che dovrà ringiovanire la faccia del mondo. Ecco, l'ha detto Marinetti, eccitandosi come nel suo stile. Tutto quello che ci si aspettava dal teatro di varietà fu poi mantenuto, signori e signori, è quello che vedremo.